Ciao da Federico, oggi sono qui con una cargo bike, si possono caricare fino a 200 kg, una sella bella lunga che consente addirittura di montare due persone e un bel portapacchino posteriore, quindi caricarci ulteriori 35 kg. Ma di cosa sto parlando? Di un modello della Gogo -Go Best, il GF750, ma non finisce qui sì perché ha due motori, da 1000 watt una potenza complessiva di 2000 watt con una coppia. Assurda, qualsiasi salita anche di 45 gradi la si fa di solo acceleratore ai 30 km/h. Mi ha impressionato. Un design che ricorda un ciclomotore, un motorino. Comunque, il retro un po' come la chiama anche l'azienda è un modello con telaio retro ma bello solido con un doppio traliccio qui al posteriore e una forcella ammortizzata due bei fanali e qui al di sotto della sella una batteria veramente molto molto capiente che riesce a alimentare senza nessun problema tutti e due i motori e portarci a fare anche tanta autonomia ma andiamo a vedere come si è comportata su strada bloccata 25 km orari e sbloccata un vero mostro poi torniamo qui per vedere tutte le sue caratteristiche tecniche livello di assistenza. Assistenza zero, rapporto agile, provo a vedere come funziona in pedalata anche senza l'aiuto da parte del motore. Scorrevole, non si sente particolarmente il suo peso. Con un rapporto agile si va tranquillamente agli 11-12 km/h senza problemi. Quindi, anche in pedalata normale, senza motore, si può utilizzare. Inserisco il primo livello di assistenza. Ho l'aiuto da parte del motore dopo all'incirca una mezza pedalata. Che mi accompagna fino ai 12 km/h. Per andare a una velocità superiore devo inserire secondo livello di assistenza un'ulteriore spinta da parte di entrambi i motori che mi portano ai 15 km/h. Livello di assistenza 3 si sente già una bella spinta e mi porta ai 20 km/h. Livello di assistenza 4 arrivo ai 22 km/h chilometri orari livello di assistenza 5 mi porta ai 25 km orari si può sbloccare velocemente la velocità massima la freccia su e giù premuti contemporaneamente si entra nel menu segreto con il tasto accensione premuto velocemente ci si sposta in p08 e qui si va a modificare la velocità. Prima era limitata ai 25 km/h, la velocità massima che si riuscirà a raggiungere è all'incirca dei 50 km/h. Vado a inserire il primo livello di assistenza con velocità sbloccata. Si raggiungono i 15-16 km/h, vado a inserire il secondo livello di assistenza, una bella spinta, wow, già ai 30 km/h, livello di assistenza 3. Riesco a raggiungere in pedalata 37 km/h. Vado a livello di assistenza 5 e in pedalata riesco a raggiungere 40 km orari. La rapportatura è molto agile, quindi in pedalata non riesco ad andare oltre, anche se il motore si sente che spinge veramente tanto. E in salita, come si comporta? Grazie al doppio motore da 1000 watt. Wow! In salita non serve nemmeno pedalare, guardate che potenza! Sono in una bella salita abbastanza. Pendente, e riesco a farla di solo acceleratore ai 30 km/h, un vero mostro! Non serve nemmeno pedalare. Pensare anche se si è in due persone a pieno carico fino ai 200 kg in salita si viaggia ai 30 km/h, pazzesco! Vado adesso a testare una pendenza di 45 gradi, è stato dichiarato che può farcela e se la fa senza pedalare. La velocità sta scendendo leggermente. Qui di solito, nei bike normale, pedalando riesco ad andare 15 km/h con un po' di fatica. Qui, senza pedalare 20 km/h, questi due motori veramente hanno una coppia, una potenza incredibile. L'impianto frenante è quello classico con dischi meccanici. Avrei preferito dei freni idraulici visto che qui dobbiamo anche caricare pesi importanti fino ai 200 kg in ogni caso sono i 40 km orari provo una frenata in discesa con il mio peso comunque abbiamo un bel disco e anche un bel accoppiamento con la pastiglia quindi tutto sommato anche i freni meccanici non sono male una bella posizione bassa quindi un bel baricentro basso consente anche una grande manovrabilità Dovuta anche a queste belle ruote larghe da 4 pollici, quindi 10 cm di larghezza, riesco a fare queste curve senza nessun problema. Ai 30 km orari tende un po' a toccare il cavalletto, il cavalletto centrale, se si va a piegare veramente tanto, tende a toccare, quindi bisogna fare attenzione. È presente anche un acceleratore, i motori vanno sempre in contemporaneo, non c'è un tasto dedicato per andare a attivare solo l'anteriore, il posteriore o entrambi. Se lo si vuol fare dovremo entrare nel menu, oppure se vogliamo disabilitare il motore anteriore bisognerà staccare il cavo. Vediamo come, wow! come si comporta di acceleratore, veramente una coppia pazzesca. Due motori da 1000 Watt, 2000 Watt di potenza, in un attimo raggiunge i 40 km orari con il mio peso di 90 kg più i 10 kg dello zaino. 45 all'ora si sente che i motori potrebbero andare ben oltre, ma è stata limitata alla velocità massima. Può essere utilizzata anche in sterrato, in quanto una bella impronta larga. Le ruote fatte permettono di andare su qualsiasi terreno e anche una bella forcella ammortizzata all'anteriore che riesce ad assorbire gran parte delle asperità. Inoltre, le ruote così grandi con tanta aria all'interno, anch'esse vanno a assorbire tutti quei colpi con tutti quegli urti che possiamo. Avere durante il nostro tragitto due motori a mozzo brushless uguali da 1000 watt sia nella ruota posteriore che in quella anteriore non è presente nessuna indicazione di potenza solo del vantaggio 28 volt e dei numeri di serie abbinato una batteria rimovibile proprio qui al di sotto della sella vengono date due chiavi in dotazione e molto facilmente si riesce a rimuovere c'è un sistema di slitta al di sotto ed ecco qui 4,5 kg 5 di batteria. Una batteria a ioni di litio da 48 volte 17,5 Ampere ora. Quindi una bella capacità di 840 Wh. ora È un'autonomia che arriva a ben 100 km. Un impianto frenante classico con dischi da 160 mm, un bel accoppiamento pastiglia disco, ma avrei preferito i dischi idraulici. Un cambio ormai classico: Shimano Tourney, 7 rapporti, rapido, veloce e anche dopo migliaia di chilometri sarà sempre un orologio. Orientato più con una rapportatura agile, visto anche la guarnitura anteriore. Quindi in pedalata, dopo i 25-30 km orari, si inizia ad andare veramente molto veloci. Questo perché è stato progettato più che altro per trasportare carichi pesanti. Per avere una bella marcia in partenza, molto agile e quindi riuscire a utilizzare e spostare i carichi molto facilmente, specialmente in partenza. posizione in sella, com'è? Allora, qui non abbiamo una sella regolabile, ma abbiamo una bella sella lunga. Poi, in base all'altezza, uno potrà scegliere di posizionarsi più avanti, o indietro, magari anche se vuole trasportare una seconda persona. Chiaro che la pedalata per una persona. Alta come me, 1,88, anche quando abbiamo il pedale in una posizione più bassa, non avrò mai la gamba stesa, quindi è una posizione abbastanza rannicchiata. La cosa che mi piace è la possibilità di regolare il manubrio, perlomeno abbiamo un bello spazio tra manubrio e ginocchia che consente una pedalata non naturale, ma di pedalare. Altra cosa interessante è il doppio cavalletto, cavalletto centrale, quindi quando abbiamo tanto carico, tanto peso, possiamo tranquillamente metterlo. Oppure, quando siamo da soli, per me, posizionarla molto più velocemente, c'è anche un cavalletto laterale. Grazie a una sella molto lunga, molto comoda, quindi non abbiamo la forma della sella che va a dar fastidio a una forcella ammortizzata, si sta molto comodi. Grazie anche delle ruote fatte, che comunque anche loro vanno a assorbire gli urti. Quindi, nell'insieme, come comodità, è come stare su una moto. Un display visibile anche sotto i raggi del sole, nella parte alta. Troviamo la carica della batteria 10 TAC, ogni TAC con 10%, la velocità alla quale stiamo andando, e il livello di assistenza insieme chilometri parziali voltaggio della batteria tempo da quando abbiamo iniziato a pedalare tre tasti fisici per gestire l'assistenza freccia su andrò a aumentare il livello di assistenza fino a 5 5 livelli presenti e livello 0 non avrò assistenza da parte del motore tasto centrale serve per l'accensione e lo spegnimento premendo contemporaneamente la freccia su e giù si entra nel menu segreto è presente un tasto per andare a comandare il fanale anteriore e anche un klaxon elettronico bello potente. Nella parte destra c'è l'acceleratore a pollice, è possibile andare a sconnetterlo oppure andare a rimuoverlo. Il comando del cambio posteriore, abbiamo un leveraggio per andare a inserire un rapporto più morbido e un pulsante per andare a inserire uno più duro. Un display che ci indica in che rapporto siamo. Delle manopole in simil pelle, le avrei preferite in gomma, però belle solide. Leve freno in alluminio con sensore power off: e quando andiamo a azionare una delle due leve, andrà a disinserirsi immediatamente la potenza del motore. È possibile anche regolarne la tensione. Nei motori non è presente l'indicazione della potenza, sono presenti dei bei parafanghi, belli rigidi, in metallo e ancorati molto saldamente. Una forcella ammortizzata con un'escursione. Di 100 mm a molla, un manettino per poterla bloccare e sbloccare. È possibile anche regolarne il precarico quindi farla più dura o morbida. Lateralmente nella batteria si trova un piccolo coperchio che va a coprire il connettore di ricarica. La luce posteriore si accende tramite un tasto che si trova al di sotto della batteria. Lateralmente un piccolo gommino da coprire una porta USB per andare a ricaricare magari lo smartphone. Portabacchi posteriore bello solido che consente un carico massimo fino a 35 kg. Sella in similpelle con una buona densità del materiale, cioè della gomma a piuma. Interno si sta comodi proprio come su una sella della moto. Pedali in alluminio con cata rifrangente. Il cavalletto centrale supporta tutto il peso senza problemi delle bike. È presente anche il cavalletto laterale. Due pedali retraibili in metallo con un disegno che consente una bella presa con la suola della scarpa per il secondo passeggero. Ruote da 20 pollici con copertone da 4 pollici di larghezza, con una tasselatura che lo rende adatto ad ogni terreno. Lateralmente troviamo anche la serratura per andare a rimuovere la batteria. Nella parte superiore della batteria c'è un tasto che ci consente di vedere quant'è la sua carica una volta che la andiamo a rimuovere. Nella parte inferiore, invece, troviamo un fusibile, l'interruttore per andare a Accendere o spegnere la batteria e l'interruttore per andare a accendere e spegnere il fanale posteriore. Un peso di 36 kg non è assolutamente leggero, ma il peso è contenuto visto che ha un doppio motore e anche un telaio di questa tipologia. Un indice di impermeabilità è P54, quindi può essere utilizzata sotto la pioggia, ma non va lasciata sotto la pioggia. Arriva da un magazzino europeo entro 5-7 giorni dal momento dell'ordine. Preassemblata al 90% mancano i pedali collegare la sella, il manubrio e la ruota anteriore il gioco è fatto volendo si può viaggiare anche in tre persone probabilmente sì se la terza pesa però 35 kg una seconda può starci tranquillamente qui e addirittura ci sono due pedane retraibili con un sistema molto semplice anche sicuro che permettono magari alla persona che sta seduta dietro di avere anche l'appoggio per le gambe Chiaramente io sono un bello mone da 1,88 m, immaginate una persona di una statura media un po' più magorlina ci possono stare. Tirando le conclusioni, nel complesso una e-bike che mi è piaciuta perché per trasportare cose persone fino a 200 kg, grazie a questa potenza di motori, anche se abitiamo dobbiamo fare delle rampe, non avremo nessun problema, quindi un mezzo che tutto sommato è anche versatile per il suo scopo. I contro, non c'è un tasto fisico purtroppo per andare a selezionare solo il motore posteriore che l'avrebbe resa legale anche su strada limitandola ai 25 km/h. Si può fare? Sì, si può fare dal display, ma li Già più macchinoso sarebbe stato meglio. Un tasto fisico si può fare anche meccanicamente andando a staccare il cavo che troviamo proprio lì comodo all'anteriore quindi per fare solo andare la ruota posteriore altro contro avrei preferito anche un cestino all'anteriore visto che possiamo trasportare fino a 200 kg perché non trasportarli anche qui nell'anteriore quella sarebbe stata una bella chicca tutto sommato mi è piaciuta sì perché riusciamo a trasportare fino a 200 kg grazie a una potenza così dei motori elevata ovunque anche in salita veramente di 45 gradi senza nessun Problema comoda in sella, il design può piacere o meno. Sicuramente lo scopo per cui è stata progettata riesce a svolgerlo pienamente. In descrizione del video vi lascio il link e il codice sconto. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Alla prossima. Ciao da Federico.